Ora dobbiamo mettere il dentro. Quindi dobbiamo fare quello a cascata. Prendo, questo lo metto da parte e prendo il mio cartoncino lungo. Poi fate la prima piega a 5 centimetri, poi dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 5 spassi da 1,5 cm. Quindi facciamo 6 e mezzo, 8, 9 e mezzo, 11 e 12 e mezzo. Devono venire 6 spazi perché io ho 6 pagine, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pieghiamo in questo modo qua. Ora assembliamo, prima diamo il colore alla nostra carta. Una volta che abbiamo piegato il nostro cartoncino, assembliamo le pagine. Prima mettiamo e attestiamo tutte qua. Così. Bene, allora, una volta che abbiamo attaccato tutto, questa, avendo tipo scritta e la foto con il cuore dentro, la macchina fotografica con il cuore dentro, lo voglio mettere per prima. E iniziamo a incollare la nostra parte. E dobbiamo dare la prima colla dove... E iniziamo ad attaccare la prima e dobbiamo cercare di metterla in mezzo. In questo modo qua. Vedete, deve essere in questa maniera qua, così, in mezzo. Ora diamo la colla sopra, dove è 1,5 cm. Dobbiamo mettere questa a pari in alto, dove abbiamo fatto la piega dei 5 centimetri, di 1,5 cm, e dobbiamo mettere a pari a quella sotto, dai lati, in questo modo qui. Ecco qua come deve venire. Pieghiamo il pezzo sotto, così. Tutto voglio dare l'angolo tondo qua, così. Una volta che la colla è asciutta, prendiamo la nostra base, vediamo se si chiude bene e iniziamo ad attaccare questa la nostra base. Come dobbiamo fare? Io lo metto pari in fondo, come ho detto, questa striscia qua, prendo questo, lo metto in questa posizione qua, vedete dove c'è l'ultima cartolina, quella dove abbiamo attaccato nei 5 centimetri. Prendo la striscia, do
la colla qua in fondo, così. Attacco e poi attacco anche i due lati. Mettiamo di adesivo che forse in questo caso va meglio. E attacca prima. Qui. Mi raccomando, questa parte qui deve essere libera. Prendiamo la nostra base e attacchiamo a pari. E vedete il nostro album a cascata è terminato in pratica. Ora facciamo gli abbellimenti. Mettiamo la nostra parola che abbiamo scritto. Facciamo allora, io mi prendo tutte le mie i miei pezzi di carta che sono rimasti. Qui io faccio una taschina, decido di metterla in questa parte qua. Quindi io gli farò una tasca, do il colore nero. E poi sopra metto il mio cartoncino con la lettera Love, quella che abbiamo fatto. Io ho deciso di farlo così largo, però voi potete farlo anche più stretto se volete. Qui abbiamo una bustina che poi quando sarà attaccata e di qua ne voglio mettere, facciamo anche queste. Di washi e gli facciamo un timbro. Io voglio fare un timbro questo qua. Faccio colore con questo qua. Preso da Pretty. Questo piccolino qui sopra. Ed ecco qua il nostro album mini di San Valentino. Poi verrà chiuso così con il nostro fichettino.
così. Ora cerchiamo di fare qualche abbellimento anche qua. Mettiamo qualche perlina, metto in mezzo al fiore in questo modo. Il nostro album di San Valentino, vedete, molto semplice, è finito. Qui apriremo, una volta aperto, qui ci staranno le nostre foto. Vedete, tirando questa linguetta qua, tirando su. Ed ecco qua il nostro album. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato di aiuto una piccola idea per San Valentino. Noi ci vediamo al prossimo video. Per ora è tutto e ciao!